Bene, vediamo adesso un altro strumento per presentazioni che si chiama Keynote. È uno strumento della Apple, quindi uno strumento disponibile sia in versione Mac che in versione iOS. E ci dedicheremo in questo video soprattutto, come nel caso di PowerPoint, anche in questo caso, a vedere il funzionamento della versione per iOS. È un prodotto gratuito. È gratuito su tutti i nuovi dispositivi Apple, quindi sia sui Mac fissi che sui tablet. È a pagamento soltanto per chi possiede una versione vecchia, ma oramai è già diverso tempo che viene fornito gratuitamente. La sua caratteristica principale, soprattutto nella versione per iPad, è che è estremamente semplice, ma anche estremamente potente. Si riescono a fare delle belle presentazioni in modo molto, molto semplice, e questa è un po' la caratteristica, la filosofia di tutta questa categoria di prodotti tablet sviluppati dalla Apple. Bene, vediamo di costruire adesso una presentazione sempre su Mario Ridolfi, architetto del Novecento romano, come abbiamo fatto anche per PowerPoint. Lanciamo l'app Keynote e arriveremo ad una prima schermata in cui vediamo l'archivio di tutte le presentazioni che sono già state realizzate. Anche in questo caso tutte queste presentazioni sono presenti nel cloud, per cui c'è la possibilità poi di poterle aprire, modificare, anche da computer fisso, in questo caso da un Mac, oppure tramite il servizio cloud che poi vedremo in un video successivo. Creiamo però una nuova presentazione tappando sull'apposito pulsante. Abbiamo tutta una serie di layout già pronti da scegliere. Possiamo scegliere questo carta panna, eccolo qua. E ci troviamo con la prima slide pronta per essere compilata, che sarà la slide titolo, la slide di presentazione. Per cui tappiamo due volte e scriveremo Mario Ridolfi. Ok, sotto tappiamo due volte e scriveremo architetto. In questo modo abbiamo realizzato la prima slide, che è la copertina. Per inserire delle nuove slide c'è il tasto in basso a sinistra con un più. Tappiamo qui e abbiamo anche qui una serie di layout. Allora, nella seconda slide vogliamo mettere un titolo con delle note biografiche e una foto dell'architetto, per cui scegliamo questo layout. Sopra scriveremo biografia. Bene, e troveremo una foto che è una foto segnaposto, che può essere facilmente sostituita. Questa foto segnaposto ha in basso a destra un più. Tappando sopra il più abbiamo la possibilità di sostituire la foto con una foto presa dal nostro rullino. In questo caso abbiamo una foto, eccola qui, dell'architetto. Tutte le impostazioni generali dei vari elementi possono essere modificate con questo tasto a forma di pennello. In questo caso, essendo selezionato una foto, per esempio nella prima scheda stile, possiamo scegliere lo stile della foto, senza bordo, con un bordo in rilievo e così via. E così, in immagini e disponi, abbiamo altre opzioni che poi vedremo anche successivamente. Adesso qui vogliamo mettere delle note biografiche. Allora, anche in questo caso andiamo su Wikipedia, selezioniamo una parte delle note, le copiamo, torniamo nella nostra biografia, facciamo doppio tap e incolliamo le note biografiche, ecco, vengono inserite in modo estremamente elegante e procediamo ancora. Vogliamo adesso realizzare una terza diapositiva in cui ammetteremo tre immagini, tre foto di opere del nostro architetto. Tra le varie opzioni, vedete, ce n'è proprio una con tre immagini. La mettiamo, tre immagini che sono, come nel caso precedente, tre segnaposti. Per cui tappiamo sulla prima, aggiunti di recente, e andiamo a prendere un particolare, che è questo qui, per esempio. Nella seconda magari vogliamo mettere una foto completa di Casalina, e nella terza magari un disegno, perché questo architetto è un architetto molto famoso anche per le grandi capacità di disegno. Eccolo qua. Adesso magari vogliamo inserire anche delle scritte in queste foto per specificare di che cosa sono. Quindi con il tasto più nella opzione c'è l'opzione testo. Magari qui possiamo mettere doppio tap scuola media, perché questa opera è la realizzazione di una scuola media. Nell'altra possiamo scrivere Casalina. Vedete, appaiono delle linee guida che ci permettono di posizionare il testo in modo estremamente preciso. E nella terza, magari, eccolo qua, possiamo scrivere, che ne so, disegno di progetto.
Bene, allora in questo caso vogliamo che le immagini risultino in primo piano sopra le foto, perché poi le foto le faremo entrare con una animazione. Allora selezioniamo la foto, andiamo sul solito pennello, su Disponi c'è un cursore che ci permette di portarle avanti o dietro. Portiamole avanti. La prima foto, pennello, Disponi, la seconda foto e la stessa cosa per la terza foto. No, avevamo selezionato l'immagine, scusate, pennello, Disponi, tutto avanti, la terza foto. Adesso vogliamo dare un effetto di animazione a queste immagini. Magari diamo un effetto di animazione anche al testo precedente. Se noi lo selezioniamo, nel riquadro c'è l'ultima opzione solo che è esattamente anima. Possiamo dare un'animazione in entrata, che ne so, possiamo dare un'animazione a coriandoli. Bene. Adesso andiamo alla seconda slide, scusate. Sempre bene cliccare fine. Andiamo alla seconda e possiamo dire che questa immagine gli diamo un'animazione in entrata e capovolgimento. Bene? La stessa cosa vogliamo fare con la seconda foto, in entrata, capovolgimento, e la stessa cosa per la terza, animazione in entrata, capovolgimento. Vediamo che succede in questo caso. Troveremo le tre scritte, prima foto, seconda foto e terza foto. Vediamo anche nella slide precedente in che cosa è l'effetto dell'animazione. Clicchiamo, c'è un effetto coriandoli che fa comparire le note biografiche. Molto bene. Adesso vogliamo creare un'ulteriore animazione alla fine. Allora, ci mettiamo prima delle transizioni. Allora, possiamo mettere delle transizioni, avete visto, è molto semplice, per esempio a cubo. Eccola qua. Fine. Anche nella seconda slide vogliamo fare la stessa cosa. Basta rimanere un attimo con il dito, soffermandoci un attimo sulla slide, apparirà questa sorta di piccolo menu e sceglieremo la transizione. Anche in questo caso, transizione a cubo. Fine. Facciamo una prova, vediamo subito. Mario Ridolfi, prima, coriandoli e seconda. Bene. Per l'ultima slide vogliamo fare un'animazione particolare che si chiama spostamento magico. In che cosa consiste? Consiste nel duplicare la diapositiva in modo che le foto possano avere una posizione iniziale che è quella della prima diapositiva e una posizione finale che è della seconda. Allora, per fare questo dobbiamo duplicare la diapositiva, quindi gli diremo di sì. Bene, allora, arrivati alla seconda diapositiva, sposteremo l'immagine e gli faremo avere, diciamo così, la posizione finale che ci interessa. Andiamo a togliere, a mettere anche una nuova scritta fine, eccolo qui. Eliminiamo queste scritte. È importante. Magari vogliamo inserire un testo con scritto, che ne so, grazie per l'attenzione, da mettere qui. Grazie per l'attenzione. Cioè l'effetto che noi vogliamo raggiungere è quello di passare da una diapositiva all'altra muovendo tutte le immagini e facendo apparire questa scritta grazie per l'attenzione. Vediamo un attimo tutta la presentazione dall'inizio. Allora, prima diapositiva, seconda diapositiva con l'immagine dell'architetto, le note biografiche che compaiono un effetto coriandolo, terza slide con la prima immagine, la seconda immagine e la terza immagine e questo sarà l'effetto finale. Vedete, con pochissimi passaggi si è riuscito, abbiamo ottenuto una presentazione che è estremamente interessante, carina, accattivante, che può essere usata anche dai ragazzi per poter realizzare lavori in modo molto semplice ma molto interessante. Tornando a presentazioni, la nostra presentazione verrà salvata, possiamo dargli un nome. E questa presentazione verrà automaticamente caricata sul cloud. Bene, con questo video abbiamo concluso la presentazione di questa app, questo software per presentazioni, appunto Keynote. E
Chiunque può, in possesso degli strumenti necessari, che in questo caso sono un tablet, iPad, in realtà esiste anche la versione per iPhone, però forse per le dimensioni è difficilmente utilizzabile. E chiunque in possesso appunto di questo software, di questa app e di questo programma può tranquillamente provare a realizzare delle semplici presentazioni, magari su degli argomenti didattici, farle preparare ai ragazzi stessi, per così provare tutte le potenzialità di questo software. Grazie per l'attenzione e al prossimo modulo, al prossimo video.